subito. Bella, bella, dai! Bella! Bella! Allora, la partita è stata, diciamo, molto intensa e combattuta. Faccio i complimenti al Mantova e sia ai ragazzi che allo staff, perché mi sono piaciuti. Devo dire la verità che hanno fatto il primo tempo nettamente meglio di noi e meritavano il vantaggio. E quindi anche in base alla classifica che hanno, devo dire che mi è piaciuto il loro approccio. Noi oggi il primo tempo molto male. Mi ha sbagliato tante scelte a livello dal punto di vista dell'atteggiamento e anche il resto. Poi devo dire la verità, bravi ragazzi nella reazione, e quando siamo rientrati al secondo tempo è stata un'altra musica, e fortunatamente. Mi dispiace perché è la prima volta che giochiamo in questo modo, però succede e sono stati bravi a recuperare. Io credo sia stata una partita sostanzialmente come l'ha definita il mio collega. Primo tempo giocato da parte nostra molto bene, in modo giusto, per atteggiamento, voglia di fare, spirito proprio che ci abbiamo messo, che a livello tecnico penso che insomma si sia provato a giocare. Campo l'ha testimoniato anche con le occasioni che abbiamo avuto, la possibilità di passare in vantaggio, forse avremmo meritato anche di fare magari un secondo gol o comunque di fare un gol prima rispetto a quando lo abbiamo fatto, però non abbiamo sfruttato le occasioni, insomma, che ci sono capitate. Poi abbiamo probabilmente pagato i primi 10 minuti del secondo tempo, dove il vento della partita ha girato nei confronti dei nostri avversari e i nostri avversari sono stati bravi a sfruttare, ecco, quel momento lì, a fare 2 gol, a passare in vantaggio e poi a gestire quella che è stata un po' la partita che penso poi non abbia visto grosse occasioni, a parte forse il nostro palo e qualche occasione ripartenza da parte loro. Potevamo subire il 3-1, abbiamo avuto l'occasione di fare il 2-2 e purtroppo non l'abbiamo sfruttata. Siamo rammaricati, ecco, perché comunque a discapito di quella che è la classifica, insomma, pensiamo che probabilmente qualche punticino in più per quello che stiamo facendo l'avremmo meritato, ecco. Però noi cerchiamo di far crescere i ragazzi nel miglior modo possibile, di migliorarli, e prima o poi siamo convinti che, insomma, arriveranno a togliersi delle soddisfazioni che comunque si meritano e che in campo stanno comunque cercando di andarsi a prendere. Preparatevi a gustare il calcio giovanile under come non lo avete mai visto. La Giovane Italia infatti si rivoluziona e vi mette a disposizione il nostro portale, all'interno del quale potete trovare risultati, tabellini, marcatori, statistiche individuali, ma anche dirette live commentate dalla nostra squadra di telecronisti, highlights, interviste dai campi, top goal, top giocate e tanto altro ancora in divenire. Il network della Giovane Italia è sempre più capillare, un ambiente unico che ti fa scendere in campo ogni giorno regalando immagini ed emozioni imperdibili ed esclusive. Se sei interessato a farne parte attraverso il nostro percorso Ripresa, Redazione e Telecronaca,
Scopri come scrivendo a info@lagiovaneitalia.net. Entra in un team dinamico e coinvolgente. Potrai così trasformare la tua passione in un lavoro retribuito, come tutti gli altri 50 profili coinvolti stabilmente nel format. Abbonati a LG Special e aiuta la Giovane Italia a fare ancora di più la differenza.